Oriental Beauty Valley, Shanghai, Gran Premio di Cina, 19° appuntamento di un'interminabile stagione. Testa coda al vertice della classifica della Premier Class. Chi sa e conosce il mio rapporto con la famiglia Evers mi ha chiesto conto. Le notizie sono confortanti. Dopo la grande paura, Liam sta meglio. La caduta e il conseguente impatto con il terreno gli avevano fatto perdere sensibilità. Dopo le prime cure in pista e qualche perplessità di Stefan Evers, che si aspettava bandiere rosse e lo stop della gara, Liam è stato trasportato nel reparto specialistico di Huashan, dove è stata riscontrata la frattura della quinta vertebra cervicale che ha richiesto un intervento chirurgico. L'operazione è andata bene, Liam tornerà al 100%. Rimarrà in Cina per una settimana e se il decorso post-operatorio continuerà nel migliore dei modi, poi raggiungerà il Belgio. Una nota: per sua ammissione, Lucas Kunen ha dichiarato di aver commesso un errore che ha procurato poi la caduta, l'incidente con Evers al secondo giro di gara 2. Lucas ha chiesto pubblicamente scusa, mi sembra doveroso sottolinearlo. Il tifone Bebinca costringe l'organizzazione a rivedere il programma del weekend. Si risporvola la formula all-in tutto in un giorno. Saltano le manche di qualifica e di 10 punti del vincitore. Sembra un vantaggio per Geyser. Sembra. Il Gran Premio in programma il lunedì si corre in realtà la domenica. La maratona comincia per noi alle 4 del mattino e mi chiedo chi abbia visto la prima manche. Io non ci credo, ma un giorno o l'altro sono certo verrò smentito. Quando mi diranno l'utilità di correre in Indonesia, Turchia e Cina, Gran Premi di un calendario estenuante per piloti addetti ai lavori e forse troppo dilatato anche per gli appassionati, a cui si chiede di tenere alta la soglia di attenzione per un tempo troppo lungo. Siamo partiti il 10 marzo e dovremo attendere l'ultima settimana di settembre per conoscere i nomi dei campioni. Qualcuno dirà bello, intenso, combattuto da inizio a fine, certo, ma lo sarebbe stato comunque con un calendario un filo più leggero. Quando chiedo perché tante gare, soprattutto perché tanto lontane, mi viene detto che un campionato del mondo per essere tale deve toccare quanti più continenti possibile, per dare credibilità al titolo, per promuovere lo sport in nuovi mercati. Poi però scopri che la Federazione Motociclistica Internazionale battezza e benedice un mondiale supercross che si corre su una o due prove. Coerenza dove sei. Si va a correre lontano dove non c'è pubblico e nelle migliori delle ipotesi lo vedi mascherato dentro tribune con seggiolini multicolori che fanno vedere una realtà distorta. Avete visto Shanghai? Ribadisco, ma davvero senso? Non basta concludere un mondiale a ridosso dei 10. Non è sufficiente chiudere manche nei primi 5 della top class. Ecco il tema. Buonacorsi, che comincia il campionato della MXGP dal quinto round, è 11° nella generale. Potrebbe finire nei 10. Non male considerato il suo primo anno in 450. Il Bona non ha però ancora una sistemazione per la nuova stagione, almeno per quanto ne so io. Credo sia un grande fallimento di un sistema che chiede molto e non riconosce meriti e denari. Ho letto dichiarazioni di piloti che hanno parlato di bella pista. Non dubito del giudizio dei piloti, ma bella ed affascinante la Cina, l'Oriental Beauty Valley o la pista. Il giudizio che conta è di chi guida. Io però allargo il discorso e chiedo cosa abbiano di tanto belle piste come quelle viste in Indonesia, Svizzera, Turchia e Cina per l'appunto. Cronaca di una giornata calda, umida, pesantissima per i piloti. La Cina genera un clamoroso scossone nella MXGP e conferma il trend in MX2. Come detto, si corre nel rispetto della formula tutto in un giorno, amata da Erlings e mal sopportata da Adamo. Testa coda al vertice della classifica della Premier Class. Clamoroso e inaspettato se si considerano le proporzioni. Geyser sbaglia, Prado è perfetto. Arriva in Cina sotto di 14 punti, torna in Europa con la tabella rossa ed un vantaggio di 7 punti. Succede tutto nella prima manche vinta alla sua maniera da Fevre. Geyser cade poco dopo la partenza, imbastisce la rimonta, ma cade ancora dopo un contatto con Buonacorsi. Non so se nella prima o nella seconda caduta, sta di fatto che lo sloveno si ritrova senza l'uso della pedana poggiapiede sinistra. Rientra al box per un intervento disperato, ma non c'è soluzione al problema. Chiude la gara come può e finisce 17° perché sono solo poi in 21. Tre di questi sono cinesi e finiscono staccati di 4, 6 e 12 giri. Gara 2 è durissima. Il programma è serratissimo, solo un'ora tra prima e seconda manche. L'umidità è alle stelle e fa un gran caldo. Prado corre una manche perfetta.
Geiser porta a casa il giro veloce, ma i punti che fanno classifica e morale sono tutti per lo spagnolo, che correrà davanti al pubblico di casa la gara che vale una stagione. Jeffrey Herlings onora l'impegno con due costole fratturate in Turchia. Va a podio nonostante tutto, il titolo non è più roba sua, ma un traguardo comunque l'olandese lo raggiunge. Per la prima volta dal 2017 corre tutti i gran premi di una stagione. La MX2 continua ad essere roba per quei due, Kuhne e De Wolf. La matematica dice che Husqvarna sarà campione del mondo, la Spagna ci dirà se il titolo sarà belga o olandese. Lucas Kuhne vince le due manche calde, umide del Gran Premio di Cina e rosicchia ancora qualche punto a De Wolf, che però affronterà l'ultimo Gran Premio della stagione con 36 punti di vantaggio, un'eternità. Sono ormai definite anche la terza posizione di Lagenfert e la quarta dello sfortunato Liam Evans. Adamo, il campione del mondo uscente, è chiamato ad una prova d'orgoglio per recuperare almeno la quinta piazza. Ducati ufficializza, Jeremy Sewer è uno dei due piloti scelti per correre il prossimo campionato del mondo MXGP. Lo svizzero ha firmato un contratto che lo lega a Ducati per i prossimi due anni, 2025 e 2026. Ora si attende il nome del secondo pilota. Io dico Mattia Guadagnini, il tempo ci dirà se sbaglio. Ci vediamo alla prossima.